filosofia morale e filosofia teoretica sono le discipline appunto di cui sono responsabile dal 2001 presso il Dipartimento DESP dell'Università d'Urbino. Nel corso di questi anni ho cercato di sviluppare un programma scientifico e anche didattico finalizzato a riproporre all'attenzione della comunità locale, ma anche del mondo accademico europeo e anglosassone, e l'importanza di riproporre una concezione e un sviluppo del pensiero filosofico che riconosca l'importanza imprescindibile, la cruciale rilevanza della tradizione dell'idealismo filosofico. Idealismo filosofico che tutti sappiamo è nato in Grecia con Platone, Aristotele e i neoplatonici, ma che ha avuto una nuova grande e gloriosa stagione nel periodo dell'idealismo tedesco con i sistemi elaborati da Kant, Fichte, Schelling e Hegel, e che ha mostrato una rinnovata vitalità anche nello scorso e nel presente secolo, specialmente in Italia, con le concezioni filosofiche sviluppate soprattutto da Benedetto Croce e Giovanni Gentile e prima di loro da Bertrando Spaventa, e che oggi in un certo senso iniziano una nuova stagione di vita nel mondo anglosassone e specialmente in alcune prestigiose università americane come la Northwestern University di Evanston, è una cittadina nei sobborghi di Chicago. Ivi si è tenuto tra il 31 ottobre e il 2 novembre dello scorso anno un importante congresso della Hegel Society of America dal titolo Hegel and Metaphysics, in cui si è cercato di mettere in luce come l'idealismo filosofico, specialmente nella sua versione hegeliana, implichi sempre un preciso orientamento positivo nei confronti della metafisica e quindi una critica delle tendenze antimetafisiche del pensiero contemporaneo. E ho avuto il piacere e l'onore di partecipare e di introdurre il congresso con una relazione attualmente in corso di pubblicazione in Germania presso l'editore Walter de Gruyter a Berlino, The Metaphysical Presupposition of Hegel's Philosophy of Self-Consciousness. Ho cercato così di insistere su un tema che in un certo senso anima ricerche e attività didattiche e congressuali svolte anche qui a Urbino da decenni ormai. Cioè l'idea che questo idealismo filosofico, che implica un fondamento e un riscontro in un sistema di metafisica, abbia però quale fondamento e punto di riferimento imprescindibile la dimensione soggettiva dell'autocoscienza, in un certo senso l'umanità dello spirito. Questa dimensione soggettiva è stata messa in piena luce, sviluppata in tutti i suoi dettagli e contesti sistematici, prima da Kant e ha trovato in Hegel la sua conclusione. Quindi noi cerchiamo di sviluppare, in collaborazione anche con valenti studiosi come il dottor Marco De Angelis, una concezione della filosofia che non è né relativista, né scettica, né positivistica, ma che vuole avere un'apertura metafisica, ma una metafisica che non è più la metafisica dell'essere o dell'ente, della realtà o del nulla, come è il caso oggi di certe tendenze del pensiero contemporaneo, ma che vuole essere una metafisica dell'autocoscienza, della soggettività. Da aggiungere c'è senz'altro l'importanza attuale della ripresa della filosofia classica, in particolare tedesca, e della metafisica, perché oggi c'è un senso di disorientamento. Diciamo senz'altro tra i giovani, ma direi anche in linea generale. Perché? Perché negli ultimi decenni si è abbandonata la filosofia classica, appunto la metafisica, e si è perso, in sostanza, si è perso di riferimento il fondamento della conoscenza. Ecco, quindi abbiamo una conoscenza oggi che potremmo definirla opinione, soggettiva, e che ha condotto poi al relativismo contemporaneo.
Ma se la filosofia è una scienza, è una disciplina scientifica, come la hanno praticata anzitutto i greci, poi dopo i vari pensatori europei, allora la filosofia deve avere un fondamento oggettivo, quindi dimostrabile naturalmente non con l'esperimento come le scienze empiriche, ma dimostrabile con un ragionamento logico serrato, e un fondamento oggettivo che si può trovare soltanto a livello metafisico. Ora, la filosofia di Kant e poi in particolare di Hegel, sono gli ultimi grandi sistemi filosofici, hanno fornito questo fondamento per una verità oggettiva che poi significa una verità oggettiva soprattutto a livello etico e politico, quindi significa valori oggettivi, significa un senso dello Stato, senso della famiglia, senso del lavoro, quindi significa avere per i giovani dei punti di riferimento che, ripeto, sono stati dalla filosofia classica tedesca dimostrati a livello logico e metafisico e non possono essere messi in dubbio se non appunto andando contro questo ragionamento di tipo logico. E quindi l'importanza della ripresa oggi dell'idealismo classico tedesco, l'importanza della metafisica, significa proprio fornire un tale orientamento filosofico che purtroppo manca del tutto, è venuto a mancare del tutto da, diciamo, almeno un secolo a questa parte, e provocando la situazione attuale nella quale appunto poi soprattutto i giovani sono, possiamo dire così, le vittime, in quanto non hanno un orientamento, un'educazione filosofica adeguata, se non appunto riscoprendo questa tradizione filosofica.